si passa la coppa dopo l'emozione del campionato. Ci prova il Real Brodolini a guadagnarsi anche il derby di coppa contro però la Newtown United, i capitani innocenti. Danza Valentino Sporting Club, un saluto a Marco Pompietti e Marco Palermi. Ci aspettiamo di vivere una bella serata, tanti gol, tante emozioni. Nino cerca il giocatore degli innocenti. Innocenti trova la sfida col capitano Dolci che gli ruba palla, ma segna una mente ancora per Leonori. La parata del portiere, prima chance della partita. Moroni, forse un po' meno bene la fase offensiva. Ma ora ci prova con Mannino a ripartire. Mannino la gioca su Cartoni. Cartoni può provare a calciare. Va! La parata di Giacomo, capotondo. Sì, mi sembra che il mister abbia badato prima a non prendere piuttosto che a darle. Ora c'è il pallone però per Cartoni. Cartoni che ha spazio. Calcio! E c'è la rete di Cartoni. La Newtown United è in vantaggio. Esulta la panchina, esulta la squadra. Un bel gol lo Newtown. Vantaggio un po' inaspettato, visto che Real Brodolini è attaccato, come stavamo dicendo poco fa, con più frequenza. Fino in fondo Dolci, viene fermato. Poi Innocenti però perde palla, non la riconquista. Chance per il Real Brodolini. Ha rischiato qui Pante, doveva calciare subito la palla, invece ha rischiato e ha messo in difficoltà tutta la squadra. Russo. Attenzione, qui sbaglia Dolci, recupera ancora Cartoni. Cartoni ci prova, va a calciare col destro! E se ne è un gol semplicemente favoloso, Cartoni. Un esterno di destro che va a lambire il palo e entra in rete. La Newtown è in vantaggio 2-0, Marco. Un gol bellissimo, davvero, ha sorpreso tutti quanti. Sembrava andare sul sinistro, invece con tiro di punta esterno, insaccata nell'angolino, sorprendendo difensore e portiere. Per Dolci fino in fondo. Dolci viene fermato, ma ancora lui, la sua forza fisica, la sua tempra, serve Nettuno, è ancora palo. Qui un po' sfortunato Real Brodolini, se non erro è il terzo palo, il primo preso in pieno. Attenzione, recupera palla Perni si immola, è uno contro uno con Prota, la palla rimane lì, Cartoni, attenzione al suo destro, Cartoni va! Un gran bel tiro da parte di Cartoni, che ha spiazzato ancora Giacomo. Nettuno avanti fino in fondo, Nettuno la mette in mezzo, Leonori! E non è neanche fortunato. Qui è stato bravo Leonori, ha anticipato tutti di punta. Leonori, lo scambio per Nettuno, tutti avanti, il capitano Dolci, la palla del portiere ancora Leonori! E qui sinceramente non so come abbia parato Antoniella, credo si sia girato e lateralmente è la porta stregata, Marco. Sì, sì, porta stregata. Prota, attenzione, perde palla. Occhio a Cartoni che va in contropiede. Cartoni calcia! Sbaglia troppo il Real Brodolini in fase di impostazione e soprattutto scappano tutti via. Ancora Paolangeli che ci prova, Dolci prova il capitano, la palla arriva per Nettuno che calcia ancora! È un altro palo clamoroso! E ti chiamano il calcio di rigore. Chiedono il calcio di rigore, ma attenzione, Nori ancora traversa. Serve compare, si parla per Perni ha chance, tanta traversa. No, la parata del Giacomo che salva la porta del Real Brodolini. E poi però fa un autogol incredibile. 3-0, l'abbraccio in panchina. Ha segnato il numero 17 Russo, ma c'è stata una deviazione di Capotondo. Ma non credo, stato un difensore. No, mi sono dato proprio Capotondo, lo vedremo nel replay. Leonori va a calciare. Va Leonori! La riapre, 3-1. Finalmente si sblocca. Vediamo se hanno interrotto l'incantesimo i ragazzi del Real Brodolini. Sul sinistro viene pressato in qualche modo, tutto regolare. Finisce qui il primo tempo, Marco, un parere al volo su questo clamoroso bellissimo risultato. Primo tempo, un risultato clamoroso, ci stiamo veramente divertendo, credo anche il nutrito pubblico presente qui stasera al San Valentino si sta veramente divertendo. Deve cambiare marcia il Real, prova subito con Nettuno, allora prova avanzare e gioca su Prota, lo spazio è buono, calcia! Giuseppe Prota fa 3-2. E stiamo vedendo qui una serie di gol tutti angolatissimi, davvero cecchini questa sera i giocatori. Ma Mirko Pante Innocenti, perché da bambino lo chiamavano Pante perché metteva lo shampoo Pantè. Mamma mia. E non è una storia. Attenzione, qui sarà subito a vuoto Pante. La conclusione! Arriva il pareggio di Giuseppe Prota. Che pareggio. Si beve proprio Innocenti. Pareggio meritato, Innocenti non ha difeso bene. Qui forse Antonello poteva fare qualcosa di più. La conclusione di Cartoni. Innocenti prova a disturbare la porta. Cartoni calcia. Trova Innocenti! La palla rimane lì! Che chance per Innocenti! Pallone dentro. Cartoni prova a intervenire ancora, però Nettuno che se ne va. La mette bene per Leonori. Leonori! Antoniella risponde.
geometria e equilibrio. Equilibrio e geometria da parte di Panther. Oh, numero di innocenti! Innocenti fino in fondo alla piazza! È un gol semplicemente fenomenale di Mirko Innocenti, che va con una magia, si leva sulla sinistra, apre il piattone, infila il portiere, riporta in vantaggio a New Terni, Marco. Una giocata clamorosa da parte del numero 10 della New Terni, prima con un numero assurdo, credo abbia fatto tunnel, non lo so cosa abbia fatto, poi dopo l'esperienza con un piattone, tiro angolato, gol del 4-3. Più una squadra contro tante individualità singole. Attenzione, fallo di reazione qui del Mario Giallo. Di reazione... Nettuno calcia il tiro deviato e Nettuno riequilibra di nuovo il pareggio di Nettuno sulla deviazione. Credo proprio di Paolo Angeli. Ci pensa un po' troppo, poi alla fine serve Cartoni. Cartoni ha spazio per calciare, ci prova la parata, tira dappertutto questo Cartoni, proprio riesce sempre a vedere la porta. Ci per Prota. Prota, Innocenti ancora interviene, ancora Innocenti fino in fondo, Innocenti contro il portiere, Innocenti! È stato bravissimo a recuperare il pallone, come dicevo prima, difensivamente Real Brodolini lascia questa sera veramente a desiderare. Attenzione, Dolci, Innocenti ancora, Innocenti con caparbietà, ancora Innocenti, insiste fino alla fine il numero 10, Innocenti la palla di Dolci, parla con così Cartoni, salvataggio sulla linea, e ancora siamo da quest'altra parte con Massimiliano Dolci, 3 contro 2, Dolci rallenta un po' l'azione, Prota la rimette in mezzo, ancora Leonori, Leonori Antonia! Ma che partita! Non c'è un attimo di respiro, di sosta, il pallone rimbalzato, Cartoni contro Alessandro Dolci, Cartoni! Dolci ancora, che parata! C'è ancora Antoniella che serve qui e finisce qui, si andrà ai calci di rigore, 4 pari. È giusto così, è giusta quest'altra emozione. Viene in campo, attenzione Innocenti, il capitano. Sbaglia! Perché c'è Alessandro Dolci. Marco, tiro centrale. Andiamo. Sbaglia! Traversa! Cartoni contro Dolci. Si ripropone il duello. Cartoni! Non è in rete. New Terni in vantaggio. Antoniella. Aveva toccato il bravo qui, poteva scalare, attenzione a Perni. Aveva intuito Dolci, ma Perni ha tirato una bella sassata. Massimiliano contro Antoniella. Sbaglia ancora! La New Terni vince clamorosamente! Vince e passa il turno in Coppa di Lega. Clamoroso epilogo. Mister, che emozione ha, caldo, mister? Grandissima. Che partita è stata? Che partita è stata, mister? Durissima. Molto dura. Qual è stata la chiave di questa partita? Oggi ti vedo anche un po' commosso. Sì, no, non me l'aspettavo veramente. Le ripartenze più che altro. Dai, mister. Dai, portate in trionfo il mister. È un po' difficile.